Il suo nome? Io sono Luisa Battistini e sono qui a Vivo Dorcia, alla taverna del Pian delle Mura, che praticamente siamo forse uno dei pochissimi ristoranti in provincia di Siena in cui facciamo tutto o quasi biologico, dall'olio al vino ai prodotti biologici, e diamo molta importanza al maialino, che appunto per noi è un top, un fiore all'occhiello per quanto riguarda la cinta senese, e quindi abbiamo preparato un po' di cose appunto proprio con il maialino. Questo è guanciale di cinta senese che viene fatto con la cicorietta selvatica, che è la cicoria intibus che troviamo praticamente lungo i campi praticamente della Val d'Orcia. Questa cicoria c'è in questo momento perché c'è in primavera e poi riscoppia praticamente nel mese di ottobre in virtù delle piogge, perché durante l'estate poi purtroppo chiaramente si secca. Quindi questa è una cicorietta di campo che la serviamo con il guanciale di cinta senese. Poi abbiamo il coscio sempre di cinta senese, che noi lo facciamo con delle mele biologiche, il coscio di maiale alle mele, e viene servito praticamente tagliato con un sughettino di mele e di finocchio selvatico. Codenne con i fagioli, che sono praticamente cotiche, praticamente sempre di maialino, con i fagioli bastardoni proprio della zona, e anche questo è un piatto tipico nostro. Abbiamo poi preparato il maialino ubriaco, che serve per condire la polenta di Gran Turco. Il pane di castagne, che sarà servito con tutti i salumi di cinta, e è ottimo con il lardo e con il rigatino. Questi praticamente sono, diciamo, i piatti forti per quanto riguarda il maialino. Poi chiaramente ci sono anche altre cose che noi facciamo, dall'anatra in porchetta, che ce l'abbiamo appunto qui sotto e che abbiamo appena preparato, il pollo all'uva, che abbiamo qui in forno, eccolo, il pollo fatto, all'uva, e poi ci abbiamo sempre fatta con il maialino la ciaccia con i friccioli, proprio perché del maiale, come si dice in Toscana, non si butta via nulla. Abbiamo preparato praticamente con il lardo i friccioli, e questa è la ciaccia con i friccioli. Noi mettiamo in aggiunta, oltre ai friccioli, anche l'uva praticamente passita e le noci. Questa anche è ottima, praticamente la serviamo insieme con il pane di castagne e con il pane nei cestini del pane. Queste, diciamo, come carrellata sono i nostri piatti forti. E in questo momento poi ci sono anche le castagne, come vedete le abbiamo preparate lì, le facciamo anche quelle con il maialino, le facciamo con tanti prodotti, appunto faccio il pane di castagne, gli strozzapreti di castagne, la pasta di castagne, quella è la pasta che abbiamo appena fatto.